Grazie Presidente. Illustro in maniera abbastanza breve, perché breve e semplice, alla modifica al regolamento sale slot e giochi leciti che questa amministrazione nel 2017 ha approvato. Faccio presente che non c'è nessun ripensamento, come di solito si dice in quest'Aula, su quando un'amministrazione modifica un regolamento proprio. Nessun ripensamento, anzi, andiamo ad inserire dei nuovi elementi che ci hanno fornito istituzioni superiori. Tra l'altro, per chiarezza del testo, visto che è una materia che riguarda gestori, concessionari, anche utenza, a questo punto rendiamo chiaro il nostro testo e inseriamo tutte le novità. Cosa stiamo modificando? Allora, la delibera principalmente si riferisce all'inserimento del distanziometro, quindi della distanza che deve intercorrere tra un luogo sensibile identificato dalla legge e una sala giochi, o meglio, sale che installano apparecchi dell'articolo 110 del TULPS, ossia macchine slot, VLT nei peggiori casi. Quindi stiamo parlando di un distanziometro che per ben 5 anni nella legge regionale non c'è stato. Roma si è presa una responsabilità nel 2017, quella di inserire un distanziometro che non era previsto dalla legge regionale, forse l'unica regione che non aveva mai inserito lo strumento distanziometrico. L'ha fatto, siamo riusciti ad averlo. 500 metri devono intercorrere tra un luogo sensibile e una sala da gioco. Altre novità che vogliamo inserire è quella sulla pubblicità, o meglio della disciplina su come non si deve pubblicizzare un luogo del gioco, e per gioco lo diciamo tra virgolette, il gioco è il gioco legale, il gioco lecito, o meglio legalizzato, ma non si parla di gioco, perché il gioco è un'altra cosa, questo è gioco d'azzardo, è un altro concetto. Quindi abbiamo inserito anche degli elementi per rafforzare appunto la tutela all'utente e vietiamo quindi qualsiasi forma di pubblicità dell'attività attraverso anche insegne luminose e quant'altro. Poi un'altra cosa importante è la sua applicazione, che questo regolamento si applica ovviamente per il futuro, si applica per le nuove richieste di concessione di autorizzazioni ad aprire attività di gioco, non si applica per il momento in maniera retroattiva, perché ci servirebbe una legge di rango superiore per poterlo fare, noi non possiamo farlo, ci atteniamo a quello che un comune, grande o piccolo, possa fare e questi sono i nostri poteri. Li abbiamo utilizzati tutti, tutti. Questo è quello che Roma fa. Ovviamente andiamo poi nel dettaglio. Ci contesterete che questa non è una delibera essenziale per la città. Io sono contraria. La delibera è una delle delibere, diciamo, silenziose di questa amministrazione, perché di cui non vediamo nessun effetto, non vediamo nessun effetto né positivo né negativo, se vogliamo. Perché? Perché l'azzardo patico è un qualcuno che si ammala senza tossire, come qualcuno mi ha detto una volta, quindi non abbiamo dei sintomi fisici, ma i sintomi si percepiscono quando perdi la concezione della tua realtà e delle tue relazioni sociali. Tra l'altro, consentitemi una nota un po' polemica, anche se non è mia abitudine, non c'è stato, ci avete detto più volte, abbastanza coraggio nell'inserimento del nostro distanziometro, che tra l'altro non era neanche previsto dalla legge regionale e noi l'abbiamo fatto lo stesso. Il vecchio era di 350 metri all'interno dell'anello ferroviario. Le opposizioni, che sono composte attualmente anche di avvocati e di politici già esperti in questa istituzione, ci avevano proposto nel passato delle delibere o delle delibere di indirizzo che davano appunto il mandato agli uffici di predisporre un regolamento del genere, che ricordo, questo del 2017 è il primo regolamento di Roma Capitale, il primo in assoluto, per cui nelle precedenti amministrazioni non si è riusciti a portare a termine, un po' come il regolamento di polizia urbana. Ma perché non si è riuscito a portare a termine? Perché forse non si era studiato bene il fenomeno, o meglio, non si era studiato, e ripeto, ci sono avvocati e politici più esperti sicuramente di me, che non avevano capito che 1000 metri di distanza, così come era stato proposto, non sono accettabili, né dagli uffici ovviamente che avevano dato parere negativo, e né neanche dalla giurisprudenza consolidata oramai. Poi bastava dare un'occhiata alle leggi regionali per rendersi conto che 500 metri era il massimo del distanziometro concesso in Italia. Nella veste di consigliere, trasmessa anche in streaming, approfitto, a parte insomma la modifica alla delibera, che ripeto è semplicissima,
per espletare il mio dovere anche a livello di sensibilizzazione sul tema, lo faccio ancora una volta, l'ho già fatto e lo continuo a fare. Quando lo Stato, perché è dallo Stato e dai governi ormai da 20 anni che andiamo avanti in questa maniera, promuove una sorta di investimento come leva fiscale, ossia introduce giochi, continua a introdurre giochi, H24 anche a volte, e lo fa per avere introiti, i rischi vengono dislocati in territori dove gli impatti economici e sociali sono più devastanti e quindi diventano via via poi più difficili da gestire. Lo vediamo nelle nostre periferie. Tra l'altro il GAP, il gioco d'azzardo patologico, che è la patologia che andiamo a combattere, noi non andiamo a combattere il gestore, il concessionario, lo Stato, andiamo a combattere una patologia che è ben diverso, influenza e altera le relazioni sociali e la quotidianità delle persone che cadono in questa patologia. Faccio dei rilievi, concedetemelo un po' per, diciamo, mi piace. Lo Stato a livello legislativo ha dei doveri, o meglio, a livello costituzionale ha dei doveri. Intanto la tutela della salute pubblica e dell'integrità della persona. Il gioco non proprio garantisce questo concetto. E il rispetto dell'età evolutiva e della formazione del minore. Noi sappiamo che molti minori, tantissimi minori, ne parliamo a livello nazionale ma anche a livello romano, perché i numeri che abbiamo a Roma sono molto alti, è la capitale, tra le capitali più colpite dal fenomeno. Vi dico soltanto che in Italia siamo i primi, che deteniamo il primo posto di giocatori in Europa, quindi ci siamo. E i minori sono molto colpiti da questo fenomeno, se non tanto dalle famose macchinette, anche dal gioco online. E quindi ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione. Una cosa che lo Stato deve fare e che non ha fatto in passato, tra l'altro, è essere equo nella fiscalità e nel principio di progressività. L'articolo 53, lo spiego, magari è più semplice se lo spiego, dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, e questo vale anche per i concessionari, e il sistema tributario è informato ai criteri di progressività. Significa tanto mi entra come guadagno e in proporzione tanto pago di tasse. Ve lo ricordate il caso 2012, mi pare scoppiò il caso dei 98 miliardi dei concessionari che poi si scoprì attaccavano macchine non collegate al sistema nei monopali e che quindi avevano tutto il guadagno senza riversare nulla allo Stato, di fatto truffando non solo lo Stato stesso ma anche chi giocava. Bene, poi andò a finire, no, con un grande sconto sui 98 miliardi che diventarono, tira, 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 2,5 miliardi, quindi un grosso sconto, quasi una rottamazione come si fa con le cartelle esattoriali, e così andò la situazione. Ripeto che l'articolo 41, che stabilisce l'iniziativa economica privata, è libera, certo, ma non può svolgersi in contrasto con la dignità umana. E quando si cade in certe patologie si parla di dignità umana. Mentre l'articolo 32 della Costituzione, che si è scoperto essere prevalente nella giurisprudenza anche della Corte di Cassazione rispetto all'articolo 41, ci dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Fondamentale diritto dell'individuo. I fatti negativi ovviamente sono che dal 18 marzo 2017, poi l'anno che avremmo approvato il nostro regolamento, il GAP è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza, quindi riconosciuto come vera e propria patologia al pari della tossicodipendenza. E qui c'è da fare una riflessione, signori, lo Stato probabilmente ha concesso troppo negli ultimi 20 o 25 anni. Diciamo che è dal 96 che si fa del gioco una leva fiscale. Ora, finché partiamo dalle lotterie annuali, finché si gioca la schedina, non siamo ipocriti. Tutti noi abbiamo giocato una schedina, tutti noi abbiamo giocato due numeri all'otto solo per averli magari sognati, no? Però il limite sta proprio lì, nel gioco, se così lo vogliamo chiamare, per divertimento e per tentare la fortuna, sempre divertendosi. E un conto è superare il limite, cominciare a spendere lo stipendio, la pensione, la paga, quel che sia, e non solo andare ad indebitarsi ulteriormente o sperare che attraverso il gioco, inserendo altri soldi chissà come rimediati, anche andando a ricorrere all'usura, si vada ad indebitarsi ulteriormente e quindi a perdere la cognizione della propria realtà, perdere le amicizie, la famiglia, il lavoro. Questo è il GAP e non è questo che cerchiamo di arginare. Riporto una riflessione che facevo nel mio scorso intervento tanto tempo fa, che nel 2008, quando ci fu, diciamo, la tragedia del terremoto all'Aquila,
venne poi varato il decreto Abruzzo. Col decreto Abruzzo si cercò di incamerare più soldi possibili attraverso il gioco, e lo si fece senza poi ridare veramente un tessuto anche commerciale all'Aquila, e di abitazione se ne parlò molto dopo, e si concesse troppo. Addirittura ho visto un servizio ultimamente che parlava proprio di questo, dove le attività, forse il 90% delle attività che sono state riaperte sono quelle del gioco d'azzardo. Quindi le persone che non hanno altri posti dove andare oltre casa propria sono quelli del gioco d'azzardo. E quindi non mi sento neanche di esprimere, insomma, un pensiero. Tra l'altro dispiace, lo dico a livello personale perché ho anche interlocuzione con alcuni di loro, per i gestori. I gestori ci lamentano il fatto che queste misure, anche a livello comunale, ma poi non sono queste, insomma, i giochi sono tantissimi, ahimè, gli creano difficoltà economiche, perché loro hanno investito dei soldi e hanno sostenuto dei finanziamenti. Ci siamo, ok, sono d'accordo. Ma in realtà loro sono altrettanto e di conseguenza vittime di ciò che lo Stato ha messo in piedi. Tra l'altro lo Stato, secondo me, mia personale opinione, non si è neanche reso conto di quello che andava a fare. Aumentando i giochi, mai forse avrebbe immaginato che sfociasse tutto in una dipendenza, però oggi lo sappiamo che c'è una dipendenza. Quindi è dovere ed era dovere negli ultimi 25 anni dello Stato, per arginare, non per aumentare, i giochi. Questo è quello che mi sento di dire a livello di sensibilizzazione, e ne approfitto come consigliere capitolino e come persona che comunque ha contatto col territorio, con le persone che mi chiedono del tema. Quindi per il momento, Presidente, questa è la modifica che facciamo al regolamento, e grazie.